Memento è uno dei miei film preferiti di Christopher Nolan ed è probabilmente il film che lo ha reso famoso. Questo film ha dato forma al suo stile caratteristico grazie alla sua narrazione non cronologica ed è un film che ancora oggi può lasciarti perplesso. In questo video esploreremo cosa succede nel film, i dettagli nascosti e anche gli easter egg che rendono questo uno dei migliori film mai realizzati dal regista. Nella scena d'apertura del film viene mostrato l'approccio inverso di Leonard, Guy Pearce. Leonard tiene una foto Polaroid completamente sviluppata nella sua mano, ma mentre la agita, la foto inizia a sfocarsi e a svanire perché si sta muovendo all'indietro. Questo simboleggia la memoria di Leonard che funziona allo stesso modo. Nel corso del film scopriamo che Leonard ha una condizione che gli impedisce di creare ricordi a breve termine. Per lui il momento è nitido quando accade per la prima volta, ma poi inizia a svanire come la Polaroid che vediamo nella scena d'apertura. In questa inquadratura vediamo la Bibbia che viene aperta e si trova sul Levitico 24. Questo capitolo parla di occhio per occhio, che rappresenta molto bene l'idea della vendetta che spinge Leonard. Dice anche che se un uomo uccide un altro uomo, deve essere ucciso lui stesso. E poiché Lenny crede che Teddy abbia ucciso sua moglie, deve subire la stessa sorte. Il conflitto sottostante di Memento riguarda Leonard determinato a trovare l'assassino non identificato di sua moglie. Senza un nome su cui fare affidamento, Leonard dà all'assassino l'alias John G. Ma sapete da dove viene questo nome? Nel libro L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, il dottor Oliver Sacks cura un paziente di nome John G. Il paziente, molto simile a Leonard, ha una rara forma di amnesia e anche lui non può formare nuovi ricordi. Sembra incredibile, ma il montaggio di Memento salta nella cronologia narrativa ben 113 volte. Inoltre, un'analisi più approfondita di come è costruito il film rivela una formula precisa. Il film è diviso in due filoni narrativi. Il presente è rappresentato nelle scene a colori e segue una sequenza alfabetica inversa, dalla V alla A. I flashback sono filmati in bianco e nero e seguono una sequenza numerica lineare, 1, 22. Quando combinati, la sequenza narrativa del film si svolge in questo modo. 1, V, 2, U, 3, T, 4, S, e così scorrendo. I tatuaggi sono un modo importante per Leonard per sapere cosa fare e di chi fidarsi. Tuttavia, ha anche altri metodi. Nel film parla di come si fida della propria calligrafia e quando Teddy lo spinge a fare una nota su Natalie, scrive «Non fidarti di lei». In seguito, questo viene cancellato in modo che lui possa scrivere che anche lei ha perso qualcuno. E possiamo vedere che gli stili di scrittura sono diversi. Il primo lo ha scritto in modo diverso perché Teddy gli ha detto di farlo, il che significa che non deve fidarsi di ciò che c'è scritto. Anche Natalie si rivela una persona cattiva. Nolan ha dichiarato che il graffio viene utilizzato anche per mostrare quanto sia inefficace il sistema fotografico di Lenny. Una cosa può essere messa su di esso e poi cancellata, causando solo maggiore incertezza. Nolan si diverte parecchio a fare riferimento a se stesso e a sua moglie, Emma Thomas. E ci sono alcuni dettagli presenti in Memento. Li avete mai notati? Il primo accade nel negozio di tatuaggi che Leonard visita frequentemente nel film. In onore di sua moglie, Nolan ha chiamato il negozio Emma's Tattoos. Ma Nolan non si ferma qui. In un altro tocco personale, piazza la sua stessa Honda Civic, bianca, nel parcheggio proprio accanto alla Jaguar di Leonard. Nel linguaggio cinematografico, ADR sta per Automated Dialogue Replacement. È un processo di registrazione del dialogo che, per qualche motivo, non è uscito come originariamente previsto durante le riprese. In Memento, Nolan nasconde un pezzo del proprio ADR in bella vista. Quando Teddy pronuncia la frase chiave l'attore Joe Pantoliano non è riuscito a pronunciare bene le ultime due parole secondo il gusto di Nolan. Di conseguenza, Nolan ha registrato la sua stessa lettura della frase, che è ciò che si sente quando Teddy completa la parte. In una sequenza flashback vediamo Leonard visitare Sammy Jenkins, un uomo affetto da amnesia a breve termine, su cui aveva investigato in passato. Steven Tobolowsky, l'attore che ha interpretato Sammy, aveva preso un antidolorifico sperimentale durante un intervento chirurgico molti anni prima, il che gli aveva causato l'amnesia. Lo ha raccontato a Nolan durante il provino e ha detto che questa esperienza di amnesia probabilmente gli ha aiutato a ottenere la parte. Secondo quanto affermato dall'attore Steven Tobolowsky, la sceneggiatura di Memento non prevedeva alcun dialogo per il personaggio di Sammy. Durante le scene in bianco e nero in cui il suo personaggio lotta con i suoi problemi di memoria,
A Topolowski fu chiesto di improvvisare, dando vita a frasi memorabili come "Test this, you fucking quack". Inoltre, Guy Pearce è stato incoraggiato a improvvisare durante le sequenze in Scala di Grigi in cui racconta la storia di Sammy a un ascoltatore invisibile. Una delle immagini più iconiche del film mostra un eccitato Leonard che indica uno spazio vuoto sul petto. Dice a Natalie che lascerà lo spazio vuoto finché non troverà John G. Tuttavia, un'immagine di un flashback mostra l'identità di John G proprio davanti ai nostri occhi. Quando Leonard si reca al negozio di tatuaggi, la sua mente torna indietro a un ricordo di lui e sua moglie a letto. Se prestate attenzione, potete vedere che lo spazio vuoto sul petto di Leonard è ora riempito da un tatuaggio che dice «L'ho fatto». Teddy, questo sfortunato compagno di Leonard, sembra avere un debole per l'elemento sorpresa, facendo sempre visita a Leonard senza preavviso. Questa scena è stata un'idea di Pantoliano, proponendo che Teddy fosse seduto nell'auto di Leonard a sua insaputa, spaventandolo così a morte. Lenny incontra il receptionist del motel Burt, che probabilmente riconoscerete dal film di Nolan, Batman Begins. Più avanti vediamo anche un simbolo di Batman in una vetrina del negozio, dimostrando quanto tutto sia collegato. Vi ricorda qualcosa il numero di telefono di Teddy? 555-0134? Beh, è lo stesso numero di telefono che Marla Singer aveva in Fight Club, uscito un anno prima. Ma c'è di più nel numero di telefono di Teddy. Gran parte della narrazione coinvolge Leonard che parla al telefono con persone che non riesce a ricordare. In una scena tiene una foto con il numero 555-0134, scritto sul fondo dell'immagine. Questo è un astuto indizio che Leonard ha parlato con Teddy per tutto il tempo, che successivamente scopriamo essere un poliziotto che aiuta Leonard a vendicare l'omicidio di sua moglie. Una Polaroid viene passata sotto la porta con una foto di Leonard che indica il suo cuore. Questa è molto importante e mostra quanto Teddy lo abbia manipolato. Scopriamo che Leonard sta vendicando il suo cuore perché stava per farsi un tatuaggio lì per dimostrare di aver trovato l'assassino di sua moglie. Ogni volta che lo avrebbe guardato, avrebbe saputo di essere riuscito a ottenere vendetta. Le Polaroid di Leonard sono essenzialmente i suoi ricordi e sono ciò che usa per mantenere l'ordine delle cose. Teddy ha scattato questa fotografia perché sarebbe stato un modo per far ricordare a Leonard di aver fatto il tatuaggio e finalmente liberarlo da questa sete di vendetta. Tuttavia, il fatto che Teddy abbia passato questa foto sotto la porta mostra che precedentemente gliel'ha rubata. Teddy ha rubato questo suo ricordo perché non voleva che Leonard andasse avanti e anzi voleva continuare ad usarlo. In questa scena gli ridà la foto come un modo per manipolarlo e la userà costantemente per far aprire Leonard. Dopo una scena in bianco e nero, vediamo Leonard svegliarsi circondato dai suoi effetti personali, che sta per bruciare. Sono disposti nella stanza esattamente come le aveva nella sua vecchia casa. Leonard fa questo perché gli dà la sensazione, anche se per pochi istanti, che sua moglie sia ancora viva. In realtà ha assunto un escort per rivivere ciò che crede essere un momento felice. Christopher Nolan ha riflettuto se includere o meno questa scena nel film, ma alla fine ha deciso di mantenerla perché mostra che Leonard è disposto a manipolarsi da solo, il che gioca un ruolo chiave nella conclusione della storia. In un flashback apprendiamo che quando Leonard lavorava in un'assicurazione, le abilità che ha acquisito qui lo hanno aiutato notevolmente. Ha imparato a leggere il linguaggio del corpo, principalmente quando qualcuno stava mentendo, ma purtroppo vediamo che questa non è la realtà. Ogni personaggio con cui Leonard interagisce sta mentendo e lui è praticamente circondato da squali che affronta ogni giorno. A parte sua moglie, sappiamo ben poco di Leonard. Tuttavia, Nolan ha creato un sito web ufficiale in cui ha fornito alcune informazioni extra. Si diceva che Leonard fosse stato internato in un istituto psichiatrico e nel film sappiamo che anche Sammy era stato ricoverato. Sammy era l'uomo su cui Leonard proiettava se stesso per cercare di capire la sua condizione. Potrebbe darsi che Sammy sia una persona reale e Leonard parla di come ha negato il suo reclamo di assicurazione perché non credeva nella sua condizione. Tuttavia, a causa delle somiglianze nelle loro storie, è altrettanto possibile che Sammy e Lenny siano una sola persona, con quest'ultimo che lo utilizza come mezzo per comprendere la sua condizione. Sammy era in un manicomio e vediamo un momento in cui è seduto lì, ma presta molta attenzione a questa scena, perché vediamo un rapido frame di Lenny, suggerendo che fosse lui in realtà ad essere nell'ospedale psichiatrico. Questo è un dettaglio che ho spesso trascurato guardando il film, poiché appare sullo schermo per una frazione di secondo. Ma mentre la persona passa, vediamo il cambio. Tra l'altro, Leonard viene spesso chiamato anche Lenny, che suona in modo simile a Sammy. Ulteriori prove a questa teoria si aggiungono quando sfoglia i fascicoli della polizia, in cui vediamo un documento psichiatrico, e qualcosa viene accennato nel racconto breve.
Sebbene i titoli di apertura dicono che il film si basa sul racconto breve di Jonathan Nolan, in realtà il racconto è stato pubblicato dopo l'uscita del film. Jonathan ha portato l'idea a Christopher, che ha detto che sarebbe stato un grande film, e da lì hanno iniziato a lavorarci. Il film è uscito nel 2000, mentre il racconto è stato pubblicato nel 2001, intitolato Memento Mori, e questa frase latina si traduce in "ricorda che devi morire". Il racconto breve mostra Leonard che scappa da un manicomio. Dopo che Dodd viene trovato nell'armadio di Leonard, appare Teddy e i due si dirigono verso il loro destino. Ma fate attenzione al numero di targa di Teddy, che termina con 71U. Tuttavia, questo successivamente cambia in 7IU, aggiungendo ulteriore confusione su quanto Leonard sia un narratore inaffidabile e su quanto questo sia tutto nella sua testa. Il dettaglio nascosto più interessante trovato in Memento si trova nei materiali extra del DVD. Accedendo a un easter egg nascosto nel menu dell'edizione limitata del DVD, è possibile sbloccare una versione del film che si svolge in ordine cronologico. Per aggiungere un ulteriore elemento di confusione, ha registrato 4 finali diversi del suo commento inserito nel DVD, ciascuno della durata di circa 20 minuti per l'ultima parte del film. Questi finali sono selezionati casualmente ogni volta che si inserisce il disco, e a seconda di quale si ottiene, potrebbero cambiare drasticamente alcune parti cruciali della conclusione. Nel primo finale, Christopher Nolan afferma che Teddy sta mentendo. Nel secondo finale, sostiene che Teddy sta dicendo la verità. Nel terzo finale, afferma che tutto è monotono per Teddy e aggiunge che il suo numero di targa, SG137IU, è il codice postale della sua vecchia scuola. Infine, nel quarto finale, gli ultimi 20 minuti sono riprodotti al contrario, rendendo difficile comprendere il commento. Ma chi ci può dire se conosceremo mai la verità? Nolan, intenzionalmente, mantiene questa ambiguità per permetterci di formulare le nostre interpretazioni personali. Memento è un classico del cinema e lo è sempre stato. Questo è uno dei film più forti di Nolan e rivederlo dopo qualche anno mi ha ricordato quanto sia spettacolare. Le rivelazioni sono strazianti, i personaggi sono complessi ed è molto tragico. Il film è uno studio straordinario della condizione umana. E spero che con questo video vi abbia aiutato ad apprezzare tutti quei dettagli presenti nel film. Quindi, se anche tu come Leonard non puoi fare a meno di ricordare tutto per sempre, ricordati di iscriverti al canale, lasciare un like e commentare dicendo se vi è piaciuta questa nostra analisi. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video.